La regina del campionato d'eccellenza, il Materica, vince al Pirani di Rottamare e si porta a più 6 in classifica nei confronti della Fermana, fermata in casa dal Montegranaro. Biancorossi che firmano la 7ª vittoria stagionale grazie al gol realizzato dal neo acquisto Staffolani, partito dalla panchina ed entrato in campo alla mezz'ora della ripresa al posto di Api, il principe dei bomber del campionato di promozione. Padroni di casa in campo senza gli squalificati Petrucci e Simoni, mentre Marcatini, Silvestri e Calvaresi, entrato al 39esimo del primo tempo al posto di Frattali, sono finiti in panca per le incerte condizioni fisiche. Biancocelesti decisi a vendere cara la pelle, ma l'avvio di partita non è favorevole. Trascorrono 120 secondi di gioco ed ecco il gol che porta in vantaggio la capolista Materica. Calcio di punizione dalla tre quarti sinistra, calcia calciatore, palla in area, da Dazio svetta su tutti e mette in rete. Il gol mette le ali al team di mister Spuri Forotti. All'ottavo Api, da destra, profondità, mette il pallone nel cuore dell'area di rigore, ma la difesa della squadra di casa si chiude e spazza. Il pensiero di Daniele Api, il bomber principe del campionato di eccellenza. La vittoria sofferta, come detto, e sofferta come tutte le partite, perché comunque ogni gara ha una storia a sé. Ci siamo trovati in vantaggio di 2 gol, però abbiamo visto che comunque questo campionato non bisogna mai cullarsi sugli allori. È andata bene, abbiamo trovato immediatamente il 3-2, poi abbiamo resistito al forza in finale, quindi altri 3 punti che ci fanno andare avanti. Grottamare prova a reagire, 11° calcio di punizione affidato a Nardini, palla in area, la difesa biancorossa spazza, prova ad attaccare sull'asse Gaibo Ludovisi Grottamare, 12°, finisce a terra il giocatore biancoceleste, calcio di punizione affidato a Nardini, il quale impegna severamente Spitoni che spedisce la sfera in calcio d'angolo. 22° ed Addazio con un colpo di testa a liberare l'area di rigore matericese. 25° sull'asse Api Cacciatore arriva il raddoppio per la capolista. Partita finita neanche per sogno. Al 27° calcio di punizione affidato a Nardini, il migliore in campo dai 20 metri, palla che si impenna e finisce sul fondo. Rosa giù in area al 27°, l'arbitro non interviene, proteste della tifoseria biancoceleste. Api, 32° da fondo con un retropassaggio, pesca Cacciatore al limite dell'area, il quale prova il tiro ma non ha successo. 34° angolo da destra nella porta del Materica, cross di Nardini, Colella libera di testa, c'è ancora un colpo di testa, 38° di Api, facile preda del portiere Di Nardo. Il secondo tempo si avvia con le squadre che non mutano assetto tattico. C'è subito un angolo al primo da destra in favore del Grottamare, Nardini Pescarosa, ma la conclusione non è felice. Cresce la squadra di casa trovando sulla corsia di sinistra uno scatenato Fabio Monaco, il quale diventa una spina nel fianco della squadra biancorossa. Api al quinto sbaglia un gol fatto, scivola al momento della conclusione. Nardini brucia una ghiotta opportunità, nono, non inquadra la porta. Monaco spinge sulla corsia, 23°, ma guadagna solo il 10° calcio d'angolo. Subisce fallo Nardini, 25° calcio di punizione dalla tre quarti destra. Batte Adamoli, Spitoni non si fa sorprendere, abbrancando la sfera. 27° Monaco viene messo a terra quasi sulla linea di fondo, corsia di sinistra, punizione conseguente che non regala nulla. Alla mezz'ora dentro Staffolani, il nuovo acquisto in casa Materica, arriva dalla Giacomense al posto di Api, uno dei migliori in casa biancorossa. Grottamare accorcia la distanza al 31°, Monaco propone Ludovisi con la complicità della traversa, riapre i giochi. Grottamare ci crede e spinge forte, pareggia il conto al 35°, ancora con Ludovisi. Entusiasmo per il pari appena raggiunto, forse crede di poter vincere la partita la squadra di casa e scopre le spalle. Staffolani ne approfitta per infilare Di Nardo.